Ciao a tutti i farmer, spero tutto bene. Questi sono pomodori e oggi li andiamo a coltivare. Ma no, cavolo, non si coltivano. Ora, se li trapianti, li smeni. Ti spiego meglio perché. E perché mi arrabbio così tanto? Pomodoro, una pianta veramente fantastica, ma che ha solo una problematica. Il freddo. Sotto i 12 gradi, tendenzialmente i 10, però visto che non possiamo essere sicuri al 100%, voi tenete i 12 gradi, appassisce, si brucia. Quindi vuol dire che ora stai mettendo giù le tue piantine, ma le minime la sera scendono ancora sotto i 10 gradi, questi pomodori si fermeranno. Se le minime sono ai 12 gradi, rimarranno nani, si bloccheranno. Voi non sapete quanti ora vi stanno facendo i video sull'orto, dicendo mettete giù i pomodori, eccetera, eccetera, che o siete in Sicilia, ma Pantelleria, che fa ancora caldo, o li coltivate in serra o fuori, rischiate che diventino e rimangano nanizzati o dobbiate rimetterli giù. Se fate l'orto da un po' di anni, questa cosa vi è già capitata. Piantate i pomodori facendovi fregare ad aprile un po' delle temperature calde, dopo verso fine aprile, inizio maggio, incomincia a piovere, incomincia a fare freddo e i vostri pomodori vanno. Quindi vediamo quando esattamente mettere giù i pomodori. Indicativamente, io sono in nord Italia, i pomodori li metto da inizio maggio in poi. Al limite, anche se fa ancora freddo, le metti a inizio maggio, puoi coprirle telo TNT, come ho fatto per le biete. I pomodori sono una pianta delicata con le temperature e soprattutto con le piogge tendono a ammalarsi di peronospora e oidio, soprattutto la peronospora, che è una malattia che porta al disseccamento, in verità è un fungo, che va a far seccare tutte le nostre piante. E qua veniamo incontro a una tendenza del pomodoro, quando è maltrattato, quando è sotto stress, che si chiama nanizzazione. Cosa vuol dire nanizzazione? Vuol dire che voi trapiantate la vostra piantina di pomodori, circa 20 cm, e questa rimane ferma, non cresce, non ha una crescita repentina, come una piantina che magari trapiantate in un altro periodo, che invece dovrebbe farvi almeno quei 10 cm a settimana in stagione, almeno, in modo tale che vada in produzione subito. Anche qua molti si fanno fregare nell'andare a comprare le piantine con già sopra il fiore. Queste qua in verità non producono prima fiore, certo, più alte sono, più entra in produzione prima. Però sono piantine che sono state coltivate in serra a temperature controllate o altro, appena le mettete fuori con temperature più basse si bloccano, si stoppano. Quindi qualche trucco se avete già preso le vostre piantine, le avete già messe nell'orto. Il primo è fare memoria, non metterle giù prima di maggio. Certo, dopo, se siete in certe posizioni particolari dell'Italia molto calde, fatelo. Se l'avete già fatto, che cosa vi conviene fare? Andare a prendere un po' di paglia, andare a prendere un po' di trucciolato e andare a coprire molto bene, quasi sino alla cima, le vostre piante. Nel nostro caso addirittura coprirei la pianta sino a qua, quindi a 3 cm dalla testa. Una volta che arriveremo nel periodo più caldo andremo a diradare la paglia, che in verità scenderà perché con le piogge, con l'irrigazione tenderà a scendere. Questa operazione non è proprio consigliata, nel senso che non stiamo mettendo la pianta nelle condizioni migliori, le foglie vedrete che non andranno bene, però andiamo a salvaguardare la nostra pianta. Se avete dei teli TNT andatele a coprire, metterete dopo le canne fra 15 giorni, mandatele ora a coprire. Guardate che le massime e le minime sono veramente devastanti in questo periodo. Ma come faccio a sapere le massime, le minime, quanto piove, quanto non piove? Vieni, ora entriamo nella patria delle mie galline, guardate lì come stanno belle, eccetera. Senza disturbare le signore e il signore del pollaio, vedi? Queste qua sono due stazioni meteo che vanno a misurarmi esattamente sia la temperatura che l'umidità che il vento. Quindi vuol dire che in tempo reale, in modo molto preciso, come in questo istante, te lo faccio vedere, io posso andare a parametrare esattamente tutto quello che sta succedendo. In questo istante, per esempio, ci sono 14 gradi e 1. Le minime sono state di 6 gradi stanotte, quindi ancora freddo, il vento vabbè, e dopo qua posso fare l'analisi. Ora, naturalmente questa qua si chiama agricoltura 4.0, quindi sensori, stazioni meteo o altro. Chi fa l'orto non ha né la possibilità magari economica, né avrebbe senso per un orto andare a spendere soldi per mezzi così professionali. E qua c'è il trucco.
C'è un servizio gratuito che ho scoperto anch'io, che è valido solo in Lombardia su Telegram, fatto dal Centro Meteorologico Lombardo. Te lo mostro subito. Il bot è CML Robot, è gratuito e potete andare a settare esattamente i dati in tempo reale, le previsioni, come si configura, insomma, potete andare a fare tutto. Nel mio caso, non essendoci una stazione di controllo a Cellatica Magusago, che è esattamente 2 km qua di distanza, io ho settato che voglio tutte le informazioni su Gussago. E qua ho un bollettino che mi avverte esattamente delle massime, delle minime, e soprattutto possiamo andare a posizionare degli alert. Io un alert l'ho fissato a 12,9 gradi, vuol dire che ogni volta che si abbassa la temperatura mi arriva un messaggio che mi dice: guarda che la temperatura si è abbassata. Ti ho detto 12,9 perché ci siamo più o meno parametrati sui 12 gradi circa, che sono i gradi che mi fanno partire purtroppo i pomodori. Quando abbiamo le temperature del nostro territorio aggiornate naturalmente superiori ai 12-13 gradi, allora possiamo mettere i pomodori. Quindi lo stesso identico discorso vale per tutti i pomodori che abbiamo già incominciato a tenere. Se li hai comprati, noi facciamo questo passaggio, andiamo a prendere le piantine un pochino più piccole, quindi di pochi centimetri, le andiamo a trapiantare, come abbiamo fatto in questo caso, in vasetti più grandi. Così facendo riusciamo ad andare a prendere piantine a costo minore, le anticipiamo, quindi le abbiamo già comprate, le stiamo già comprando, e le teniamo più grosse per quando le trapianteremo. Spendiamo di meno e ci portiamo avanti col tempo. Però facciamo tutta questa procedura nella serra. Il basilico, come vedi il basilico, aspettiamo anche qua. Il basilico, tu sai, quando lo cucini si brucia, diventa nero. La stessa roba col freddo. Quindi abbiamo le nostre piantine piccoline anche di basilico che ci stiamo autoproducendo, che anche quella andremo a trapiantarla. Le insalate, quelle lì, possiamo già metterle fuori, perché comunque, a meno che i ghiacci resistono. Le zucchine, idem, possiamo comunque andarle a trapiantare in questo periodo. Quindi se hai voglia di fare l'orto, gli ortaggi da piantare ce ne sono, stai molto attento con i pomodori. Ricorda quindi, se hai già preso i pomodori, valli a proteggere. Telo TNT, paglia, pacciamatura, coprili il più possibile, creali una copertina. Se non li hai comprati e non li hai ancora messi, è il momento di comprarli esattamente ora, trapiantarli in serra e farli crescere, e dopo trapiantarli in terreno, altrimenti aspetta a comprarli almeno inizio maggio. Dopo, l'Italia è lunga, con tanti climi, con tante tradizioni, con tanti ortaggi diversi, quindi adatta il tutto al tuo territorio. Se sei dalla Lombardia c'è questo servizio, ma ci sono di sicuro altri servizi della tua regione. Basta prendere, googlare un attimino e vedrai che per ogni regione ci sono dei parametri pubblici che ti dicono esattamente le massime e le minime. Stai già vedendo alcune prode un po' sperimentali. Nei prossimi giorni, tira sulla camera che non voglio che si spoilerizzi troppo, perché nei prossimi giorni esce il video. Lo registriamo, l'abbiamo in verità già registrato, devo solo mettermi a montarlo. Farmer, qua sotto i commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!